Cari, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per registrarvi un super mega haul e già alcune delle cose che indosso sono parte di questo haul, quindi io direi di iniziare subito. Come sempre tutti i link li trovate giù nell'info box, tutte le varie informazioni che mi dimentico di dire nel video. Comunque iniziamo. Ho comprato da Subdued questo bellissimo cappellino gatto con le orecchie, mi piace da morire. Era tipo, non lo so, 3 mesi che puntavo questi cappelli gatto, ma tutte le volte che andavo a vederli mi portavo sempre appresso P e, piccola cosina, dato che l'ultimo video è stato proprio un video con lui, ve lo lascio linkato qui sopra giù nell'info box, di modo che se non l'avete visto potete andarlo a vedere. Insomma, lui no, evidentemente non piacciono questi cappelli gatto. Ieri eravamo al centro da Subdued e sono entrata e l'ho visto. Mi piaceva troppo, ho deciso di comprarlo, a parte che mi fa il capoccione gigante, tipo lunghissimo. In realtà tipo la mia testa finisce qui, questo è un rialzo, però è un gatto, io sono una gattara, quindi non potevo lasciarlo lì. Non trovo più la collanina. Sempre da Subdued ho preso questa collanina con la luna al contrario. Guardate che bella, mi piace un sacco e secondo me con i miei vestiti sempre neri sarà molto bene. Da Zuiki ho trovato la collezione di Harley Quinn e questa è tutta colpa di Barbie Xanax. Vi racconto un po' la faccenda com'è andata. Ero a casa e stavo per uscire. A un certo punto apro YouTube, vedo l'ultimo video di Barbie Xanax con scritto un haul di Harley Quinn. Come sapete io sono fissata con Harley e l'ho aperto. Appena detto ho preso questi vestiti da Zuiki, io ho chiamato il mio ragazzo e gli ho detto: senti P, oggi mi devi accompagnare assolutamente da Zuiki. Ho mangiato, sono uscita di corsa, sono andata da Zuiki e mi dispiace un sacco che di molte cose non c'erano le taglie, infatti ho potuto comprare soltanto 3 cosine. Una è questa qui, è una specie di crop top, ve lo faccio vedere meglio. Vedete questo crop top di Harley Quinn, carinissimo, e non è tanto crop perché in realtà arriva un po' sotto l'ombelico. Sono io che vesto molto lunga, quindi per me questo è cortissimo, ma è molto carino, soprattutto con le cose a vita alte. E poi è con le cose a vita alte, con le cose a vita alta, poi è tranquilla, mi piace tantissimo e c'è scritto Harley Quinn. Love it! Sempre da Zuiki ho preso la maglietta classica di Harley nella versione Suicide Squad con scritto Daddy's Little Monster. È lunga, lunga, bella grandina e mi piace tantissimo, alle maniche lunghe rosse. E io questa qui ce l'ho molto simile, ve la faccio vedere subito, perché me l'hanno regalata i miei amici per il compleanno. Però ho deciso di prenderla anche in quest'altra versione perché a maniche lunghe la posso mettere anche adesso in mezza stagione senza niente sopra. Invece questa qui me la metto, che è quella che mi hanno regalato i miei amici del sito Amp. È quella proprio classica a maniche corte, uguale a quella del film, che è quella che ho utilizzato nel tutorial di Harley Quinn. Questa, vedete, è più scura, le maniche lunghe lunghe, ed è molto più lunga come maglietta, mentre questa qui rimane abbastanza cortina. Cioè, lo so che sembreranno la stessa cosa, ma per me sono molto diverse, dovevo averle entrambe, ok? Ultima cosina da Zuiki, ho preso questa felpa maglioncino giacchino qui, che è nera con i dettagli dorati e queste toppette di Harley Quinn nella prima versione, e dietro c'è scritto Daddy's Little Monster in oro sempre, mi piace tantissimo. Ultima cosina di Harley Quinn, anche questa qui l'avete vista tantissimo nei miei video ma non ve ne avevo mai parlato, è il cappellino di Harley in Suicide Squad con scritto Property of the Joker. Questa mi è stata regalata sempre su Amp dai miei amici, che ringrazio tantissimo, e lo sto mettendo sempre, cioè sono andata in fissa per i beanies ultimamente. E pensare che io non credo che mi stiano particolarmente bene i cappellini invernali e mi sono sempre fatta un sacco di problemi per indossarli. Cioè, io per tutta la mia adolescenza non mi sono mai messa un cappellino invernale se non in situazioni proprio di estremo freddo, neve e condizioni climatiche terrificanti, perché ero convinta che mi stessero malissimo. Invece adesso sapete che vi dico: who cares? Passiamo adesso a Romwe e Shein, perché anche qui ho preso delle cose nerd. Ho preso la maglietta della Marvel. Che maglietta è? Una felpina di queste qui solite. È bellissima, io la amo alla follia. Anche questa secondo me è
corta. Cioè, io vedo tutto corto, non so perché. Però, stessa cosa, con i maglioncini a vita alta è carini. I maglioncini con i pantaloni a vita alta è carinissima. Mi piace un sacco. E questa qui me l'ha fatta, cioè mi ha obbligato Pia a comprarla, perché ha detto no, ce la devi avere, troppo figa. Ed effettivamente è fighissima. Invece adesso ci sono tutte cose più normali. Ho preso questo maglioncino qui, rosa. È bellissimo, stracaldo. Questo è lungo, infatti lo posso usare anche come un vestitino mini dress con delle calze un po' coprenti, mi piace da morire. E io ce l'avevo blu, soltanto che era molto più leggero e adesso mi sta un po' piccino, quindi ho deciso di riprenderlo rosa ed è troppo bello. Questo l'aveva fatto anche H&M, infatti Eleonora ce l'aveva molto simile, bianco mi sembra, e mi piace troppo. Adesso che sono tornata bionda, io e rosa siamo una cosa sola, perché mi piace troppo come sta il rosa con i capelli chiari. E infatti ho preso altre due cose rosa, e ho preso questa felpina qui tutta rosa, bella grande, con la trama praticamente dell'Adidas sulle maniche, sembra una felpina dell'Adidas. Questa è trasparente, nel senso è proprio trasparente. Non so come metterla, quando metterla, perché me la vedo troppo trasparente. Un'altra cosa rosa, però rosa antico, questa me l'avete vista nello scorso video, è questo maglioncino. È caldissimo, vi giuro che il materiale di questi vestiti è top. È veramente veramente top, soprattutto questi caldi maglioncinosi, mi piace tantissimo. Ed è tutto bucherellato qui sopra e nella parte di sotto. Passiamo a un maglioncino nero, questo anche per me è tipo crop top, ma in realtà vabbè, esagero io. Però è un maglioncino cortino, tutto nero, caldo, che mi volevo sfruttare per lavoro quando inizierà a fare un po' più freddo. È un sacco pesante, ragazze, cioè il materiale anche qui è fantastico. Tutte queste cose le ho già lavate almeno una, se non due volte. Mi piace, vabbè, questo è il classico proprio maglioncino nero. Adesso vi faccio vedere, cioè se passate da NYX almeno una volta a settimana mi troverete con questo vestito. Io lo amo, lo metto in continuazione, è una messa e una lavata, ve lo giuro. È un vestitino, anche questo larghissimo, questo mi sta gigante, vi giuro, mi sta enorme e lo adoro. Con tutta questa trama tipo un po' floreale sia sotto che sulle maniche, vedete? E mi fa tipo un po' streghetta, non lo so, mi piace da morire, me lo metto tantissimo, soprattutto con le parigine. Se anche voi siete makeup artist oppure vi piacciono i vestiti neri o semplicemente vi piace il modello, questo è consigliatissimo, perché quanto mi sto sfruttando questo vestitino, niente al mondo. E stessa cosa vale per questa giacchina, che mi ha un po' delusa all'inizio quando l'ho vista, perché se non l'abbinate bene sembrate un barbone. È molto barbone questa giacchina, ma e anche questa è enorme, vabbè. Ma allo stesso tempo, se l'abbinate nel modo giusto, secondo me è un sacco carina. Cioè, vedete, è proprio la classica giacca o da donna adulta, non lo so, da barbona. Però giuro che è abbinata bene e carina. Spesso la metto con quel vestitino, una sciarpona tutta grande, che fa misto un po', tipo, so un po' Tumblr, col vestitino da strega alle parigine, ma so pure un po' una poraccia perché c'ho il giacchetto da barbona. No, veramente, andatelo a vedere sul sito che sicuramente si capisce meglio come è fatto. Anche questo me lo sto sfruttando, nonostante lo stia prendendo in giro da mezz'ora, è carino. Ultimo capo di abbigliamento, che è esattamente sotto il mio sedere, è questa cosa, che è un sacco strana. Praticamente sembra un maglioncino nero enorme, ma sotto è fatta a vestito, perché ha tutta la velina. La velina si chiama, vabbè, comunque il tessuto trasparente velato, ed è molto carino. Anche questo per lavoro lo uso tanto. E niente, è carino, è particolare più che altro, mi piaceva. E poi black is the new black. Il video, ragazze, finisce qui. Io tendenzialmente avrei altre cose da farvi vedere. Ho comprato delle cose da acqua e sapone, ho dei regalini di Lush, ieri sono passata da Tiger, mi è arrivato un pacchetto di make up strafigo, della We Makeup, infatti il rossetto
top che indosso viene da lì, ma ve ne parlerò in un Get Ready With Me o qualcosa del genere. Ci tenevo a farvi vedere le cose da vestire, soprattutto quelle di Harley Quinn, perché se siete interessate vi consiglio di sbrigarvi, dato che sta finendo tutto quanto. Se siete di Roma e sapete dove sono altri Zwicky, fatemelo sapere perché andrò a svaligiare anche quelli. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Lasciate un like e iscrivetevi se ancora non lo siete.